Approcciarsi ad un mostro sacro della cinematografia mondiale non è mai semplice, ma quando questo gigante si chiama Federico Fellini le cose si complicano, e di parecchio anche, perché il rischio è quello di scivolare nella retorica e nella insapore rappresentazione di una rassegna cinematografica come accade in altre città italiane per questo centennale. Ma Fano ha un asso nella manica che forse in pochi conoscono. Fano, per il grande maestro, era l'alter ego della sua città natale, Rimini, un po' snaturata e stravolta dal divertimentificio. A Fano Fellini ritrovava in piccolo le atmosfere, le pietre, i suoni ed i colori che gli ricordavano la sua Rimini, quella vera, quella fatta dai pescatori e dalle sdore. E non a caso si trovano citazioni di Fano nei suoi film, come nella festa finale della Dolce Vita con Marcello Mastroianni. Per questo a Fano nel 2020, l'anno dedicato al centennale della sua nascita, con celebrazioni ed eventi non solo a Rimini ma in tutto il mondo del cinema italiano ed internazionale, nel mese di agosto è stato pensato un progetto che prenderà vita nella cornice della Rocca Malatestiana dal 4 al 9, fatto di proiezioni, musica e ospiti del mondo della celluloide, come ci spiega uno dei suoi creatori, lo sceneggiatore Luca Caprara, che assieme ad Annese Giacomoni, ricercatrice culturale, ha firmato il progetto. Amava molto certe donne fanesi in un certo posto che era talmente conclamato all'epoca da veramente portare tutta la Rimini e soprattutto la giovane Rimini a Fano. Calcolate questo, insomma, tra gli anni 20 e il 43-44 Fano nell'immaginario soprattutto dei giovani della zona adriatica è quello che poi è diventata la Rimini a partire dagli anni 50. In questo contesto non poteva mancare, oltre che al supporto del Comune di Fano, anche quello della Regione Marche, che sostiene anche in solido l'iniziativa. La Regione Marche sostiene questo progetto della città di Fano perché credo che sia una bella opportunità di visibilità nella celebrazione del centenario, e credo che possa essere un'opportunità anche per Fano questa celebrazione, questo ricordo di Fellini, il legame di Fellini che ha con Fano, da mettere nel dossier per il 2021 come Fano città capitale della cultura italiana.